Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Oggi ci dedichiamo a una piccola guida su come cavalcare un mostro. Quello che però farò in questo video sarà spiegarvi non solo come cavalcare un mostro, che è relativamente facile, ma anche quando e perché cavalcarlo, così rende il video un po' più interessante per tutti i player. Ma iniziamo subito, così evitiamo un video di 14 minuti. Perché si deve cavalcare un mostro? È la prima domanda da porsi. Ci sono due risposte possibili. La prima è danni gratis, perché alla fine è quello lo scopo di cavalcare un mostro. La seconda è fermare determinate azioni del mostro scrippate in determinate fasi del combattimento. Per intenderci meglio, lo scopo è quello di rimanere sulla groppa del mostro per far sì che non possa produrre attacchi al proprio team, mentre questi lo mena, perché quella determinata fase del mostro è troppo lunga o il mostro crea attacchi tali da non poter essere schivati e c'è la possibilità di karting durante quella specifica fase di fight. Ora che sappiamo il perché si deve cavalcare un mostro, bisogna capire il quando e poi arriviamo a come si cavalca. Il quando si deve cavalcare un mostro è leggermente però più complicato del perché. I mostri, definiamoli normali, cioè tutti quei mostri che non saltano fuori durante gli eventi come il Behemoth o la Culve, possono essere cavalcati a piacimento. Il consiglio è sempre quello di farlo durante le seconde fasi di combattimento. Quindi, quando il mostro cambia zona la prima volta. Questo perché ha già preso abbastanza danno, è già un po' stanco e potrete rimanere in groppa più a lungo. D'altro canto, invece, per quanto riguarda i mostri evento come il Behemoth, dovete imparare quando cavalcare per evitare quelle fasi, citate poco fa durante la spiegazione del perché cavalcare. Questo farà sì che il vostro intero team possa creare molto più danno ed evitarne di conseguenza, accorciando di gran lunga i tempi di fight. Vi ricordo inoltre che durante il cavalcamento, quindi durante la fase in cui un membro del vostro party cavalca un mostro, avete due opzioni. La prima è non colpire il mostro e di conseguenza lasciare fare chi sta cavalcando tutto il danno finché il mostro non viene buttato per terra, oppure provocargli del danno. Provocandogli del danno però il mostro si imbizzarrisce e di conseguenza chi è in groppa deve sprecare molta più stamina per rimanergli aggrappato e di conseguenza non può provocargli del danno a discapito invece del vostro, quindi voi farete danno mentre chi sta cavalcando no. Anche in questa fase, comunque, se si riesce a rimanere in groppa abbastanza lungo, il mostro viene buttato per terra e si può continuare a picchiarlo. Il mio consiglio è che quando qualcuno sta cavalcando, a parte per i mostri come citati il Behemoth o la Culve, ricordatevi che è molto meglio lasciar fare, se ci sono a delle balestre, con i proiettili fatica. Questo perché affaticheranno il mostro e sarà molto più facile per chi lo sta cavalcando buttarlo per terra e anche molto più veloce. D'altro canto, però, se voi comunque volete provocargli del danno perché avete già cotato o perché comunque avete la final pronta, siete comunque leciti di farlo. L'unica cosa, prima di passare a come si cavalca realmente un mostro, da non fare, e ripeto, l'unica cosa da non fare è utilizzare i baccelli lampo, perché non solo si interrompe chi sta cavalcando, ma non si fa neanche buttare per terra il mostro e di conseguenza è stato tutto inutile. Bene, ora vediamo come si fa a cavalcare un mostro. Premetto subito che io vi spiegherò come farlo tramite una Instant Glaive, ma è lo stesso principio per qualsiasi tipo di arma. Quindi siamo in area d'addestramento, i danni che si provocano per cavalcare devono avere delle scintille attorno, quindi devono essere dei danni non normali come questi che sto facendo io, anzi uno è andato tramite scintilla come avete visto. Di conseguenza quando noi andiamo ad attaccare il mostro provochiamo quasi sempre dei danni da per cavalcare, quindi come potete vedere alcuni danni hanno delle scintille, quelle scintille sono danni che vanno a riempire la barra di caricamento. Noi ovviamente possiamo fare dei danni utilizzando l'Instant Glaive o magari la Sword and Shield tramite i salti, quindi molto più facilmente chiaramente di altre armi, ma comunque sono danni che devono essere provocati per riempire la barra del mostro, quella ipotetica,
in cui bisogna fare tot danni da cavalcatura per poterlo cavalcare. Ricordo inoltre che per tutte le armi è possibile cavalcare, ci sono armi con cui è più facile o meno, bisogna sfruttare con alcune armi l'ambiente, come per esempio le discese o comunque le liane. In questo caso, una volta che noi avremo provocato tot danni per poterlo cavalcare, ci basterà utilizzare un determinato tipo di mossa, quindi in questo caso per l'Inset Glaive non è altro che questa, quindi la rotella in giù, cioè per la Sword and Shield, che sono le due armi più facili, ma per esempio il martello e le Dual Blade, utilizzando una discesa, possono utilizzare, come la chiamo io, le rotelle per poter cavalcare il mostro e provocare dei danni da cavalcamento. Comunque ogni arma ha la propria mossa con cui poter cavalcare il mostro, sempre a patto che si siano fatti danni sufficienti per poterlo cavalcare. Vi ricordo che per quanto riguarda i danni invece sufficienti, sono fatti dall'intero party, quindi più un'arma fa danno, più è plausibile che quell'arma possa cavalcare più in fretta. Mettiamo caso, il paragone è tra Sword and Shield e Inset Glaive, quindi tra il falcione insetto e spada e scudo, tradotti in italiano, è plausibile che se entrambi vogliono cavalcare il mostro, la spada e scudo, facendo più danno, cavalchi prima il mostro dell'Inset Glaive, pur essendo l'Inset Glaive molto più portata per cavalcare, per far sì di cavalcare un mostro. Quindi ricordatevi sempre che se siete in un party, decidete prima anticipatamente chi dovrà cavalcare il mostro, quando, come e perché, così da evitare che ci siano altri che vi possano rubare quel momento in cui voi dovete cavalcarlo, invece è stato fatto prima o dopo, e di conseguenza andate a disfare ciò che avete organizzato in precedenza o che comunque avete organizzato nella vostra testa. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile, noi ci vediamo con la prossima guida, GG a tutti quanti!